Benvenuti nel canale delle notizie napoletane. Qui troverai gli ultimi aggiornamenti su squadra, giocatori e trasferimenti. Non perdere nessuna notizia e iscriviti ora per ricevere le notifiche dei nuovi video. E non dimenticare di mettere mi piace ai nostri video per sostenerci e aiutarci a crescere. E ora veniamo alle notizie. L'agente della stella del Napoli Elgif Elmas ha ammesso che dovrà valutare il futuro del suo assistito quest'estate tra l'interesse del Liverpool. Il nazionale della Macedonia del Nord ha segnato 6 gol e 3 assist in Serie A in questa stagione quando il Napoli è stato incoronato campione per la prima volta in 33 anni e le notizie di dicembre affermavano che Jürgen Klopp aveva già avuto una telefonata privata con il 23enne. Nel tentativo di attirarlo nel Merseyside, Football 365. Tuttavia, molti dei minuti di Elmas in questa stagione sono arrivati dalla panchina, e con l'attuale allenatore del Napoli Luciano Spalletti pronto a prendersi un anno sabbatico alla fine della stagione, l'agente George Gardi ha valutato il futuro del versatile centrocampista. Penso che questo giocatore sia un po' sottovalutato perché è un giocatore giovane con molta esperienza in nazionale, ha detto Gardi al canale YouTube di Fabrizio Romano, tramite Rousing the Cop. Gioca da 4 stagioni ad alto livello. C'è molto interesse per lui perché è molto versatile in campo, gioca in 3-4 posizioni. È un giocatore con una grande personalità e un grande futuro. Con il nuovo allenatore del Napoli ci saranno delle valutazioni e capiremo se credono ancora nel giocatore. Altrimenti troveremo una soluzione perché lui è interessato non solo alla Premier League, come lei ha detto, ma anche alla Spagna e ai club tedeschi. La versatilità del giocatore è qualcosa che piacerà sicuramente a Klopp e compagnia. Ha giocato in 7 diverse posizioni per i campioni di Serie A in questa stagione Transfermarkt, ma è prevalentemente un centrocampista centrale. Non è un segreto che il nostro tattico tedesco stia cercando di aggiungere rinforzi nella sala macchine, quindi sarà interessante vedere se faremo una sorta di trasferimento a Elmas nelle prossime settimane.